Esatti possibili qui in radio per la registrazione. Eccoci qua, io saluto il professor Pierpaolo Morosini. Buonasera Morosini. E io saluto l'amico Stereo Tubani e tutti gli ascoltatori. Grazie. Pierpaolo Morosini è stato l'ex direttore generale della zona territoriale 8, quindi parliamo di una decina di anni fa, anche 11, nonché è stato un ex responsabile del Dipartimento di Medicina dell'ospedale di Ascoli. Con lui abbiamo parlato in alcune occasioni proprio di questa pandemia, abbiamo iniziato a parlarne addirittura circa un anno fa, erano gli ultimi giorni di febbraio del 2019, quando si cominciava a parlare di questo virus che cominciava a circolare, cioè che era già da tempo circolante in Cina e che stava approdando appunto in Europa e in Italia. Da qui poi il fatto che lo stato d'emergenza era stato già dichiarato il 31 gennaio dell'anno scorso e quindi abbiamo superato i ben 12 mesi di questo stato di emergenza. Dicevo, abbiamo parlato più volte con Morosini della questione di rafforzare la medicina territoriale. Lui aveva già messo in piedi con il DEMA Tepa, corretto, DEMA Tepa, sì. Che è un'associazione che guarda con particolare attenzione alla possibilità appunto di, attraverso la telemedicina, di raggiungere il malato in casa e di curarlo finché è possibile appunto senza ospedalizzarlo, con anche ottimi risultati, tanto che poi ultimamente persino il comune di Montefano ha istituito appunto con questa associazione un rapporto di collaborazione e fra i medici appunto che ne fanno parte ci sei anche tu Pierpaolo. Sì. E vediamo adesso ecco questo che significa che piano piano ha fatto strada questo tipo di intervento medico e che poi era quello che tu auspicavi sin dall'inizio, perché attraverso questa collaborazione anche con i medici di medicina generale si poteva curare benissimo in casa il malato o comunque il paziente risultato positivo al Covid, magari che manifestava le sue prime sintomatologie, senza portarlo in ospedale, perché era quella quello il tragitto meno raccomandabile per chi soprattutto non aveva una sintomatologia tale da richiederne delle terapie particolarmente importanti, sino addirittura alla cosiddetta terapia intensiva. Ecco, sei soddisfatto di questo o comunque in realtà siamo ancora molto lontani? Beh, stiamo facendo i primi passi. I primi passi dopo 12 mesi. Perché tutti ne parlano, ma nessuno, come si suol dire, lava i panni sporchi, cioè nessuno applica quello che chiede che venga fatto. Noi modestamente abbiamo dimostrato che era una cosa fattibile, bastava solo un po' di buona volontà, quindi non c'è bisogno di grandi cose, però in Italia è più facile parlare che fare e quindi a piccoli passi ci avviciniamo. Ci ha fatto molto piacere che il comune di Montefano abbia chiesto il nostro intervento e noi l'abbiamo dato molto volentieri. Sì, e speriamo che altri comuni magari no, prendano questa decisione di stringere questo tipo di collaborazione, anche perché questo eviterebbe tutti quei dati che finiscono in quegli algoritmi, in quelle che poi decidono se una regione deve stare in zona gialla, in zona arancione, in zona rossa, che ancora ce lo portiamo dietro questo
tormentone, e se poi diventa zona gialla ci rimproveriamo la gente di uscire di casa, per cui non sappiamo in realtà come comportarci. Però io ho un'idea, che adesso questa sera non è il caso che la manifesti. Dilla, che io voglio pure imparare qualcosa. No, tu non c'hai da imparare nulla. Tu... No, dilla questa idea. La mia idea è che stiamo da tempo esagerando, che stiamo veramente utilizzando in maniera impropria, in maniera molto dilettantistica, il problema Covid, senza affrontarlo di petto in termini seri, anche dal punto di vista, secondo me, vaccinale, e che quindi il risultato è che la gente rischia molto di più con questo tipo di costrizione delle proprie libertà che non per via del Covid, perché sappiamo benissimo che quando aumenta lo stress nelle persone, si abbassano le difese immunitarie e le malattie che possono insorgere oltre a quella del Covid sono tante, oltre al fatto che poi bisogna cominciare a fare chiarezza sui numeri delle morti, perché da giornalista ho assistito a dover fare cronaca di decessi che non erano dovute al Covid, ma che erano stati catalogati, menzionati come Covid, soltanto perché da un tampone poi era risultato il paziente positivo. Addirittura ci sono stati dei pazienti che erano diventati negativi al Covid, ma che sono usciti purtroppo dall'ospedale morti, portati all'ubitorio con le certificazioni Covid. Ecco, ne ho alcune esperienze purtroppo. No, diciamo che sono d'accordo con te in un 80% di cose, in qualcosa non ne condivido, mi conforto. Sono molto d'accordo, diciamo, sono per la maggior parte d'accordo. Benissimo. Allora vediamo un po', perché vorrei con te parlare anche di questi vaccini, perché io ho il timore, quindi ti esterno un altro mio dubbio, che stiamo facendo una campagna di vaccinazione e stiamo già ipotizzando delle varianti che sono state già riscontrate di questo virus, e che quindi non si rischia che a campagna di vaccinazione terminata, e forse neppure sarà terminata per il prossimo ottobre o il prossimo autunno, cioè quello di 2021, di ritrovarci nella necessità di trovare un altro vaccino che possa, come succede per i vaccini influenzali stagionali, coprirci da queste eventuali varianti o modifiche del questo coronavirus? Tu stai facendo il punto chiave della questione. Il vaccino è in grado di risolvere il problema, l'epidemia di coronavirus? Sì, quella da SARS e Covid-19 sicuramente potrebbe risolverla, ma domani ci avremo la SARS e Covid-20 e poi la SARS e Covid-21 e 22, perché questi sono virus che mutano in continuazione. E mi ricordo, fra le prime cose che io vi raccontai quando tu mi chiamasti a parlare della malattia, dissi: guardate che questo tipo di malattia è difficile che possa risolvere con un vaccino, perché bene o male forme mutanti del virus creano una difficoltà all'immunizzazione. E portavo l'esempio: voi conoscete una persona che ha avuto un raffreddore e poi non l'ha avuto più perché si era immunizzato? Non esiste proprio. I beta coronavirus sono virus del raffreddore, sono una variante di virus che in maniera importante iniziano con una malattia tipo raffreddore o simile influenza. Quindi è chiaro che le varianti saranno il punto di morte della terapia con il vaccino, della vaccinazione, dell'immunità di gregge. Però è certo che se si corre e quindi si evita la trasmissione da uomo a uomo,
le varianti saranno sempre minori, perché la variante si forma per la veloce replicazione del virus all'interno della persona infettata. Cioè, più duplichi il tuo patrimonio genetico, tu virus duplichi il tuo patrimonio genetico, e più è probabile che tu arrivi alla creazione di virus più efficienti, in grado di contagiare di più, non dico di far morire di più, perché il Covid-19 è stato abbastanza carogna, però ecco, di contagiare più persone, quindi più contagi, più replichi, più crei varianti che poi infettano comunque anche persone che hanno avuto la malattia dalla prima variante, proprio come il raffreddore. Quindi per evitare che si possa favorire la replicazione di questo virus, dovremmo chiusi. Evitare di farlo in fase epidemica come adesso, oppure tu lo puoi far partire in fase epidemica, ma devi pensare che in 2 mesi finisci la vaccinazione di tutta la popolazione. Certo. Perché se non lo fai significa che tu hai vaccinato, ma hai fatto in modo che sia sfuggita la vaccinazione un tot di varianti di virus che poi rincominciano a replicarsi in altrettanti nuovi persone infettate. È una corsa contro il tempo. Appunto, questo che va bene, questo non mi rassicura tanto, perché questo che significa che concentrandoci sempre su questo aspetto problematica del Covid, noi non usciamo più fuori in termini di... Ne usciamo fuori, perché non esiste un'epidemia e un'infezione che bene o male non si esaurisca da sola, cioè una pandemia, perché abbiamo detto la malattia da raffreddore non è che si esaurisce nel tempo, però si hanno sempre forme meno forti, meno, cioè come posso dire, meno debilitanti, e quindi si hanno sempre più persone che sopravvivono. E poi con la seconda infezione, magari invece di avere 10 giorni di tempo per sviluppare la guarigione degli anticorpi, in 3 giorni se la cavano. E questo, diciamo, che potrebbe essere il risultato. Ora, una cosa è certa, che chi si vaccina, il virus, la proteina spike del virus SARS-CoV-19, quella contro il quale si sono prodotti gli anticorpi, bloccherà tutti quei virus che hanno quella proteina lì, ma non bloccheranno virus che hanno una proteina che si è modificata. E a questo punto, Paolo, questi vaccini, quindi se noi continuiamo con questa forma un pochettino lenta di assicurarci l'immunità di gregge, perché magari la vaccinazione prima che arrivi a coprire il 70% della popolazione passano, diciamo così, molti mesi, è dovuta quindi a una, non tanto al virus quanto a una nostra organizzazione sanitaria che non riguarda soltanto l'Italia, ma abbiamo visto un po' tutti i paesi del mondo. Non è solo l'organizzazione, perché a un certo punto, se tu non c'hai il vaccino, è inutile che fai, che sei partito, ma avevi solo a disposizione 1 milione di dosi e poi a un certo punto non ce n'avevi più qualcuno, e quindi tutto si è rallentato di 1 mese, ti dico la mia esperienza. Sì. Io dovevo essere vaccinato il 21 di gennaio. Sono andato, perché a me mi avrebbero vaccinato a San Benedetto, perché io frequento la casa di cura di San Benedetto, e sono andato, no, ed eravamo in 12, perché c'erano a disposizione 4 flaconi, ogni flacone è una dose per 6 persone, 2 flaconi servivano per i nuovi e 2 flaconi servivano per i vecchi che dovevano fare il richiamo. Quando noi siamo andati ci hanno fatto aspettare 3 ore, a noi primi 12 che eravamo i nuovi, e poi ci hanno detto non abbiamo il vaccino, ce ne abbiamo giusto per fare i richiami a chi è stato già vaccinato.
e quando ce lo fate, questo non lo so, quando arrivano, ecco, il concetto è stato quando arrivano, ma questo non credo che sia colpa di un'organizzazione sanitaria o di altro, credo che sia che si è fatto i conti senza l'oste e non si è tenuto conto che ci sono variabili che sono indipendenti dall'organizzazione sanitaria, i trasporti, la logistica, la fornitura e così via. Dopodiché è chiaro che ci lascia sempre il dubbio, perché tanto se non siamo un po' complottisti, non siamo contenti, ci nasce il dubbio che i vaccini non ce l'hanno dati perché c'era qualcuno che li pagava di più. Tutto è possibile, però non voglio credere che si arrivi a questi estremi in questa situazione. È stata di fatto però una certa corsa anche da parte delle altre nazioni a pagare un pochettino di più per assicurarsi le dosi sufficienti, c'è stata, l'America l'ha pagata di più dei 14 euro mi sembra il vaccino del Pfizer, così come anche Israele addirittura ne pagava 28 dollari. Vedremo perché ora sono in campo diversi vaccini, e questo è positivo secondo te oppure no? Perché si parla della Pfizer, si parla quello dell'AstraZeneca, si parla quello di... Non lo so, io lo vedo negativo, nel senso che tutti stanno facendo un vaccino contro la stessa proteina, contro la proteina Spike, e quindi se quella muta noi abbiamo solo vaccini che non funzionano più. Però è difficile, quando c'è di mezzo il profitto, mettere d'accordo qualcuno che dice adesso tu fai questo e tu poi fai quell'altro, poi tu fai quell'altro, poi tu ci spendi soldi per la produzione e poi magari non ti rientrano questi denari perché poi quel vaccino lì non lo usi. È difficile, guarda, credimi, è difficile. Ora, io credo che come in ogni società libera il brevetto vada pagato, non si può discutere, no? Perché se tu non paghi chi ci mette l'intelligenza per costruire qualcosa di positivo, e alla fine sei fallito, fallisci. Dopodiché va pagato la giusta mercede, cioè è quello il punto. E quando si tratta di bene comune, devi essere molto attento a fare dei giochini sotto banco, perché c'è l'esempio dell'India, no? Che proprio con la Pfizer, quando la Pfizer gli vendeva i farmaci anti-HIV a prezzi che per loro erano impossibili, perché la maggior parte della popolazione malata in India e nei paesi poveri non aveva quei denari per comprare il farmaco, disse vabbè, o tu cali il prezzo o io me lo faccio da solo. Perché oggi con le capacità dei laboratori di biologia molecolare, io credo che gli indiani, gli israeliani, i giapponesi, gli italiani siano in grado di sintetizzarlo il vaccino con quello che in questo momento è vietato utilizzare, che è il brevetto Pfizer. E allora la Pfizer ti fa una causa e dice tu hai usato il brevetto e non lo dovevi fare. Però il discorso è, se tu vendi in maniera impropria il tuo vaccino, no? E lo vendi a chi paga di più, va bene, io non ti posso fare causa perché la perdo, va bene, fammela tu la causa e vedi se la vinci, io altero il tuo brevetto e faccio il vaccino, me lo sintetizzo così come lo fabbrichi tu. Capito? Sì, diventa un gioco molto perverso. Ognuno dovrebbe limitare il proprio interesse. È chiaro che un governo che sia, adesso non parlo del governo italiano che manco c'è più, un governo chi che sia dovrebbe dire per me prevale il bene comune. E la Pfizer dice per me prevale il mio desiderio di rientrare dalle spese che ho fatto e di guadagnare, perché poi se c'è da sintetizzare o fare cose nuove, anche altre cose nuove, io ho i soldi per farle. E quindi sono
due interessi che sono tutti e due giusti. Io non discuto che l'interesse del guadagno perché tu hai fatto e inventato una cosa non debba essere rispettato, però ecco, il rispetto deve entrare in un perimetro di limiti e di rispetto di una necessità che è un bene comune della popolazione generale. Noi siamo in grado in Italia di produrre il vaccino, mi sembra. Ma sicuramente. Appunto. Siamo in grado di rifare lo stesso vaccino, e dopo non so se siamo in grado di avere una produzione, una catena di montaggio che sia in grado di fare 10 milioni di dosi al mese. Questo è tutto da vedere, ma credo che ci sono ex industrie farmaceutiche italiane che adesso si stanno specializzando negli integratori, in farmaci da brevetto scaduto, prestigiose ditte che sarebbero in grado di attrezzare i propri laboratori produttivi a fare molte dosi. Adesso però io la butto là, non ne ho la certezza. No, comunque è interessante. Senti Paolo, ma non c'è, visto che quindi anche sul fronte dei vaccini noi rischiamo magari di correre dietro ad una soluzione che poi si dimostra non del tutto soddisfacente per questa immunizzazione di gregge, ma non si potrebbe potenziare invece il settore della cura del Covid senza vaccino, cioè le cure normali, cosiddette cure farmacologiche? Si parlano tanto adesso di questi anticorpi monoclonali, ci vuoi spiegare intanto che cosa sono? E dunque però bisogna chiarire bene, perché allora facciamo un excursus sui vaccini. I vaccini che in questo momento sono in commercio sono di due tipi: i vaccini a RNA e i vaccini a RNA veicolato da un virus che è l'adenovirus. Quindi nei primi l'RNA virale modificato in modo da evitare che la malattia si propaghi nel corpo umano viene avvolto in un sistema lipidico di nanoparticelle, e questo è il brevetto di Pfizer e Moderna. Quindi l'RNA virale modificato, rivestito da queste nanoparticelle, viene iniettato nel braccio delle persone. È importante che ci sia il rivestimento, perché se no l'RNA degrada immediatamente, basta un po' di luce ultravioletta o la luce anche del sole e viene degradato rapidamente, quindi ci vuole questo involucro che lo protegge. Quando tu li inietti nel braccio, questo complesso nanoparticelle all'interno viene captato dalle cellule sentinella che degradano queste nanoparticelle, liberano l'RNA virale, l'RNA virale usando gli organi propri della cellula sintetizza la proteina spike. La proteina spike va sulla superficie cellulare e viene riconosciuta dal sistema immunocompetente, dai B linfociti, e incomincia la produzione di anticorpi diretti contro quella proteina lì che è stata sintetizzata. E questi sono i due vaccini che vanno per la maggiore, che credo che siano sia concettualmente innovativi e sicuramente migliori, e sono Moderna e Pfizer. La Moderna si differenzia da Pfizer perché il tipo di nanoparticelle è leggermente diverso, quindi non usa il brevetto Pfizer. Gli altri vaccini invece mettono l'RNA in un adenovirus, e quindi chi è che veicola l'RNA del Covid, diciamo così, è l'adenovirus, un virus a DNA. Questo virus, che comunque esiste in diverse varianti, determina le differenze dei vaccini di questo tipo. L'adenovirus dell'AstraZeneca è un adenovirus di scimpanzé, e questo è un brevetto italiano, cioè è stato un italiano che ha trovato il modo di non far replicare l'adenovirus dello scimpanzé. Quindi se tu inietti l'adenovirus dello scimpanzé che contiene l'RNA del Covid,
non c'hai la produzione di anticorpi contro l'adenovirus, perché è un virus dello scimpanzé, quindi è difficile che un uomo abbia avuto contatto con questo adenovirus, e quindi si perpetua quella catena, si libera l'RNA porta alla sintesi della proteina spike, e la sintesi della proteina spike porta alla sintesi degli anticorpi antiproteina. Questi tre, i vaccini a vettore adenovirus sono quattro in questo momento: l'AstraZeneca, che usa lo scimpanzé virale ed evita che gli anticorpi eventualmente presenti nell'uomo, perché ha già avuto un contatto con un adenovirus umano, blocchino prima della produzione della proteina, blocchino la risposta immunitaria. Poi c'è quello della Johnson & Johnson, che usa l'adenovirus umano 5, poi c'è quello della Cina, che usa l'adenovirus umano 26, e poi c'è quello, il famoso Sputnik della Russia, che usa sia il 5 che il 26. Il 5 alla prima dose e il 26 alla dose di richiamo. Quindi diciamo che Johnson & Johnson deve finire la sperimentazione. Il cinese è in commercio, in Cina lo usano, lo Sputnik è in commercio, in Russia lo usano, lo Sputnik è entrato anche in Europa attraverso l'Ungheria e non so quale altra nazione, quindi in Europa lo si troverebbe, e c'hanno questa funzione che è simile a quella dell'RNA rivestito dalle nanoparticelle. Qual è la differenza? La protezione da RNA Pfizer e Moderna è pari al 95%. La protezione di questi vaccini adenovirus con il vettore adenovirus arriva per l'AstraZeneca intorno al 70%, per lo Sputnik non si sa, dicono che sia il 65% e in casi particolari l'82%, ma non c'è nessuna comunicazione che viene dalla Russia. Per la Cina non si sa proprio niente, la Johnson & Johnson parla di un 65% di protezione. Quindi siamo molto lontani rispetto ai vaccini della Pfizer. Però diciamo che la protezione dell'AstraZeneca comunque una copertura la garantisce, e per avere un'immunità di gregge il 70% è sufficiente a realizzare un'immunità di gregge, perché l'immunità dipende dall'R con T, cioè l'R con T è la probabilità che chi ha il virus in corpo contagi X persone. Quindi se tu hai un R con T di 2,5 come il Covid, se hai il virus in corpo hai la probabilità di contagiarne altri 2,5 di persone, e per questo tipo di R con T è sufficiente per avere l'immunità di gregge un 60-65% di vaccinati. Molto diverso per esempio il morbillo, in cui l'R con T è 15, quindi se tu c'hai il morbillo per contagiare un altro individuo, se c'è nei contagi probabilmente 15 se viene in contatto con altri individui. Ecco, allora il punto è che in mancanza di Pfizer va bene, o siamo AstraZeneca, anche se io dovrei dirti in tutta sincerità, quando mi richiameranno, sperando che mi richiamano a fare il vaccino, mi dicono ti faccio il Pfizer o il Moderna, perché mi verrebbe il dubbio che mi dicono ti faccio l'AstraZeneca e io sarei propenso a dire no, aspetto un altro mese, non lo so. Perché dici tu la copertura è la probabilità è dell'efficacia è minore. Sì. Perché il 70% certo. Una cosa è certa, che chi incomincia una vaccinazione, quindi fa la prima dose con un vaccino, non deve passare a un altro tipo di vaccino. Come richiamo? Chi la comincia con uno la deve finire con quello lì. Quello che ti vaccina dovrebbe saperlo, però questo.
Ma io sì, dai, non è appunto, lo dico, non preparati. Dovrebbe essere l'attenzione del soggetto, del cittadino. Certo che se uno inizia con Pfizer, finisce con Pfizer. Vabbè, domandare che vaccino mi stai facendo. Ah, certo, certo, è giusto. Devono giusto. Attaccare da qualche parte il nastrino del flaconcino da cui hanno prelevato il liquido che ti hanno iniettato. Questo lo si fa per i bambini, credo che lo stiano facendo anche per gli adulti che fanno il vaccino anti-Covid. Quindi tu sei in attesa del vaccino, quindi tutti quei timori che ogni tanto vengono così i timori venivano buttati là, nessuno segnalava gli effetti collaterali, appunto, questa era la cosa strana, ma adesso hanno pubblicato tutti i dati della sperimentazione che c'è stata, quindi onestamente piccoli qualche inconveniente c'è, incidenti di percorso l'ha chiamati la virologa, adesso non mi ricordo, quella che è stata anche parlamentare italiana, Capua, sì. Sì, sono degli incidenti di percorso, questo è innegabile, dice, però l'incidente di percorso non dovrebbe scoraggiare da fare il vaccino, e io sono d'accordo. E quali sono gli incidenti di percorso? Gli incidenti di percorso anche qui per i vaccini a RNA virale tipo Pfizer e Moderna sono il più grave immediato lo shock anafilattico. Chi ha delle manifestazioni allergiche già note dovrebbe stare attento, segnalarle a chi lo vaccina e dovrebbe rimanere nel posto almeno un'ora prima di andare via, perché si arriva anche a shock anafilattici in cui c'è bisogno di farsi l'iniezione di noradrenalina, perché sennò vai al creatore velocemente. Dopo ci sono le reazioni tardive di questi virus, che sono chiamate reazioni reattogene, perché ti danno un sintomo di quelli che sono i sintomi della malattia da coronavirus, quindi o la cefalea, o il malessere generale, lo senso di spossatezza, o il mal di testa, l'abbiamo detto, il mal di gola, cioè quelli che sono i sintomi della sindrome influenzale. In genere ti prende un solo sintomo, il più comune è la febbre, che può anche arrivare a 39-40 gradi, ma diciamo che nel giro di un giorno, massimo due giorni, la febbre sparisce. A volte, ma molto raramente, uno ha tutti i cinque sintomi della malattia, tant'è che si domanda quello che è accaduto, ma io ho fatto la malattia da Covid, non è così, però ecco, c'è stata una reazione reattogena importante. Strane reazioni reattogene sono queste paralisi muscolari. Ora, il più delle volte non sono vere paralisi, siccome l'iniezione può dare nel punto di iniezione un fortissimo dolore, c'è questa immobilità del braccio per un giorno, però sono state descritte una paralisi del facciale, perché nessuno ancora l'ha capito, forse non c'entra niente con la vaccinazione, e sono state descritte paralisi dei quattro arti, ma anche queste di breve durata, di circa 24 ore, 12 ore. Ora, le reazioni maggiori si hanno in chi ha anticorpi nel sangue anti-Covid, cioè, o perché ha fatto la malattia, e questo non si capisce perché li vaccinano, si è capito comunque, li vaccinano tutti anche se hanno fatto la malattia, e c'è qualcuno che non avendo fatto la malattia però porta nel sangue gli anticorpi anti-Covid, e le persone che hanno questi anticorpi hanno le reazioni maggiori. Ecco Paolo, tu dicevi chi ha fatto la malattia, però ci sono magari molti pazienti, molti cittadini che si sono immunizzati senza rendersene conto, magari perché non hanno avuto sintomatologie, non sapevano di essere positivi. Lo so, ma quindi queste persone qui bisogna magari adesso vanno a fare esami per altri motivi, a me è capitato. Una signora di Martinsicuro
che doveva fare esami, lei ricordava che intorno alla fine di ottobre, primi di novembre, aveva avuto una malattia influenzale terribile, con tosse scotente ma importante, però allora non si pensava che ci fosse il Covid, e lei la interpretò come influenza, il suo medico l'ha interpretata come influenza. Quando è andata a fare queste analisi, si è fatta fare gli esami per il Covid e lei era positiva. Quindi quello che poi Galli ha già detto, guardate che il Covid girava in Italia dalla fine di ottobre e i primi di novembre già da tempo. Già dal 2018. Dal 2019, non lo so, comunque sì, certamente dal 2019. Senti, ma allora a questo punto basterebbe un test serologico per capire se uno è già immunizzato? E non te lo garantisce l'immunità. Quindi bisognerebbe fare proprio un'analisi del sangue. Tu non sai che razza di proteina era in gioco quando tu hai fatto l'infezione. Quindi bisognerebbe fare l'analisi del sangue per verificare se uno... No, tu vedi genericamente anticorpi. Certo, certo. Cioè nel senso deve essere fatto con un prelievo di sangue per poter vedere... No, infatti nel dubbio li vacciniamo tutti in modo che noi siamo sicuri che a quelli che gliel'abbiamo fatti quelli hanno... Però in questa maniera potremmo accelerare la vaccinazione fra la popolazione, certo, magari che ne ha bisogno. E questo l'abbia detto Galli. Va bene, vacciniamoli anche chi ha avuto la malattia, ma per ultimo. Appunto. E questo è giusto, mi sembra, molto di buon senso, certo. Benissimo, gli anticorpi monoclonali, sentivo... Allora, ti ho detto, questo modo di fare la vaccinazione induce la produzione di anticorpi iniettando il virus nel corpo. Ma se tu infetti una cellula in un laboratorio, no, gli fai produrre gli anticorpi, e questa è una tecnica consolidata, perché con questa tecnica si producono dei farmaci, cosiddetti farmaci biologici, che non sono altro che anticorpi. Quindi tu fai produrre, che ne so, all'Escherichia coli, a un batterio, l'anticorpo contro una proteina del Covid, e poi questi anticorpi li purifichi e li inietti alla persona, il quale ha un anticorpo diretto contro una proteina, però funziona, non funziona. Dicono che nei primi stadi della malattia funziona. Dicono che nei primi stadi della malattia funziona. Cioè, in poche parole, è un po' come il tetano, che se uno non è vaccinato gli somministrano delle gammaglobuline antitetaniche. Esatto. Quindi Sileri, che appunto poi il vice ministro della sanità, ha detto che siamo purtroppo in ritardo su questo, però era un pezzo che si parlavano di questi anticorpi monoclonali che potevano essere considerati dei farmaci buoni. Non è stato investito. È quello il punto, voglio dire, un colosso come la Pfizer, se era convinto di questo, avrebbe fatto velocemente la messa a punto di questi anticorpi monoclonali, così come sono riusciti a mettere a punto il vaccino in tempi che nessuno pensava che fossero possibili, perché non si era mai visto che si arrivasse al vaccino nel giro di un anno da quando era incominciato. Infatti molti sospettano anche il fatto che una corsa un po' troppo accelerata nella produzione del vaccino, tanto da giustificare il dubbio che sia efficace o no, ma questo naturalmente rientra nel dibattito generale. Nel complottismo generale. Certo. Gli altri farmaci non esistono secondo te, che possono comunque aiutare il paziente a curarsi in casa senza ricorrere al vaccino? In questo momento non c'è niente, veramente niente. Però tante volte molti soggetti basta poco per poter superare il Covid, magari basta un'aspirina. Sì, per quelli che noi abbiamo seguito, io non ho mai visto nessuno per il quale abbiamo poi avuto la necessità di mandarlo in ospedale. Questo è importante. Questo è importante. Quindi ho sempre visto persone che dopo 8 giorni, 9 giorni di febbre alta
andavano in guarigione. Ora io quello che vedo è che stanno usando un protocollo che io considero perverso, che è quello di dare il cortisone da subito. Il cortisone è un immunosoppressore, quindi minimo rallenta la tua produzione di anticorpi e quindi prolunga la malattia. D'altra parte tu dici non fate cortisone prima di fare il vaccino, perché se no il vaccino non funziona, e la stessa cosa dovresti dire: non fate il cortisone i primi giorni della febbre, perché in quel caso tu inibisci le difese naturali e quindi prolunghi la malattia. E mentre invece adesso è valsa questa triade che fanno, alcuni si sentono orfani dell'idrossiclorochina e ogni tanto ne rinvocano l'uso. Però la terapia fondamentale è l'antipiretico, il cortisone, perché lo mettono quasi sempre subito, e l'eparina. L'eparina proprio non si sa che cosa serve, perché se serve, serve nella fase della polmonite interstiziale. Certo, nella formazione dei... Per evitare la coagulazione intravascolare. Quindi in questo momento l'unica terapia è la terapia delle 3L, letto, latte e quella ricordo la terza lettera, cioè devi stare al caldo, letto, latte, cioè e lana, e il caldo, è il caldo, letto, latte e lana. Ho capito, capito, la vecchia cura dei nostri nonni, la vecchia cura di tutte le influenze, di tutte le influenze. La saturimetria, perché quello che si sa è che la malattia SARS-CoV-19 precipita violentemente verso l'insufficienza respiratoria. Quindi tu letto, latte e lana, però saturimetria 3 volte al giorno in tutti i giorni. E controlli se scende oltre certi limiti, si ricorre. Bisogna o l'ossigenoterapia a casa, che funziona bene, cioè non c'è bisogno di andare a fare l'ossigenoterapia in ospedale, cioè quella con la mascherina interno, perché la maggior parte di chi si ricovera, è vero che forse avere le bombole a casa è difficile, in ospedale è più facile, non lo so, però è tutto un cane che si morde la coda, perché una cosa semplice come mettere una bombola d'ossigeno in casa per dare un po' di ossigeno con la mascherina non richiede di andare in ospedale. Comunque, poi ci avviamo alla conclusione, Paolo, ma veramente sei stato di una chiarezza, chiarezza di cui ti ringrazio, perché spesso, non, cioè, anzi quasi mai, anche nei grandi canali televisivi, a meno che non facciamo delle trasmissioni dedicate proprio alla medicina, no, si descrivono questi passaggi come l'hai fatto tu, con molta semplicità ma anche con molta chiarezza, anche per chi non è esperto in medicina, però comprende il senso del tuo discorso. La questione che riguarda la percentuale dei morti, cioè si dice che, va bene, se in Italia abbiamo avuto 70-80 mila morti, no, in base alla popolazione noi siamo allo 0,15%, diciamo così, di mortalità, sempre che tutti questi siano effettivamente morti a causa del Covid. E a questo punto vale la pena Morire si muore, oh, sì, ho detto non, sì, ma si muoiono anche muore. Di tante altre poi, malattie, se il Covid amplifica un po' le morti e va bene, però il concetto è mortalità, che è il valore rispetto alla popolazione generale. Quindi in un anno in Italia muoiono 300.000 persone, adesso non lo so, onestamente, butto là. Quindi 300.000 rispetto alla popolazione è una percentuale, quindi quella è la percentuale della mortalità generale nell'ambito di una nazione. La letalità invece, è quello che interessa a tutti, è quante persone che hanno il Covid sintomatico, tutto quello che vuoi, muoiono. Cioè il totale dei positivi al Covid, quanti di questi muoiono.
la letalità è bassa ed è pari a quella, si è allineata, perché all'inizio, e secondo me c'era qualche colpa nella totale gestione in ospedale di questi malati, la letalità era maggiore del 3-4% nella prima ondata, adesso si è attestata letalità, si è attestata sui valori dell'Europa e del mondo, e siamo intorno all'1,5-2%. Sì. E questo era quanto anche emergeva da un'analisi di campo che noi abbiamo fatto dopo che si era calmata l'epidemia della prima ondata. Abbiamo intervistato una quarantina di medici massimalisti distribuiti in vari punti della regione Marche, chiedendo quante persone avevano avuto l'influenza e l'avevano etichettata come coronavirus, anche se non avevano fatto il tampone, perché allora i tamponi non si facevano, non si facevano con la quantità che se ne fa ora, si facevano anche allora. E quanti di questi erano morti? Questa indagine, che era un'epidemiologia di campo, chiaro, non era una statistica come quella che sono in grado di fare oggi con i loro algoritmi i cervelloni lì del centro dei centri statistici. Secondo questa intervista, la letalità, cioè malati di influenza, anche se non eravamo sicuri che era Covid, sintomi influenzali e morti, eravamo intorno allo 0,9-1%. Quindi anche nella prima ondata la letalità era bassa. Dopodiché, come mortalità generale, rispetto alla mortalità dell'anno precedente, ci sono stati circa 30.000-40.000 casi di più. Ora, 40.000 casi sono tanti, per carità, perché poi facciamo come Boris Johnson, no? Lasciamo viaggiare il virus e chi muore muore e chi campa campa. Però dopo, se ti ammali tu, come è successo a Boris Johnson, no, abbiamo sbagliato, adesso ci curiamo tutti. Perché il punto è, d'accordo, chi muore muore e chi campa campa, ma nessuno è quello che vorrebbe morire. E neanche lo so, questo è umano ed è comprensibile. E allora siamo tutti d'accordo che bisogna proteggersi, non è praticabile, anche se il danno economico è notevole, per ridurre il danno economico così come è successo, e mi dispiace perché secondo me Guzzini Domenico non voleva dire cose cattive, ha detto semplicemente una cosa. 30.000 morti forse sono pochi, perché magari se continuiamo così ne moriranno 100.000 di fame, di disoccupazione e di disperazione, il che è possibile. Appunto. Beh, oggi proprio leggevo una intervista su un quotidiano nazionale fatta al direttore scientifico delle Gemelli, Giovanni Scambia, che diceva: guardate che il 5% degli italiani convive con una pregressa diagnosi di tumore, cioè quelli che erano le malattie tumorali pre-Covid erano nuovi casi, si aggiravano sui 370.000 ogni anno, cioè più di quindi 1.000 nuovi casi di tumore al giorno. Ma poi con l'abbassamento dello screening per tumorale così via, noi abbiamo aumentato del 57%, diciamo. Occupando tutta la sanità a curare il Covid non si curano altre malattie. Abbiamo ridotto il 64%, dice, gli interventi chirurgici, dice, nel giro di 4-5 anni, no? Di 4-5 anni, dice Scambia, non so quello che potrà accadere. Vedi come ritorna il concetto telemedicina, non andare appunto, in ospedale. Appunto. Lasciate appunto l'ospedale alle altre malattie. Alle altre malattie, se no cominciamo a dire, no, ecco, liberi tutti e succeda quello che succeda, perché non si può. No, io non credo che sia giusto, però alla fine io capisco chi lo dice, capisco che ci sono motivazioni importanti, dopo come in tutte le cose è una scelta politica, va meditata e va condivisa. Certo.
Paolo, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo, come al solito. Sì, come al solito un piacere stare con te qualche minuto. Grazie, a presto allora, dai, sì, seguiamo un po' poi questa campagna vaccinale, cosa ci dice. Sì, sì. D'accordo, ciao, ciao. Grazie tante, ciao.